Ciao, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dove andremo a vedere una cosa che se giri su internet la trovi da tutte le parti. Però perché giro questo video? Perché lo porto nel canale? Ci sono video belli, ci sono video brutti. Questo qua è un video non brutto, perché alla fine i miei video che cosa consistono? Non sono dei tutorial da far vedere come si ripara, come si fa. Sì, anche quello, ma soprattutto i miei sono dei video blog dove faccio vedere tutto quello che succede in cantina. Perché ho creato il secondo canale? Il secondo canale l'ho creato per chi, quei pochi 70 iscritti, 75 iscritti che ci sono, per far vedere anche le minime cose che faccio. Tipo ad esempio, ho cambiato le cinghie a questo Sony che mi ha regalato Psycho93, link qui sopra in descrizione, sia del video sia del suo canale, Psycho93, trovatelo, visitatelo e poi capirete chi è. Ha fatto tanti video su riparazioni di questo genere, videoregistratori, forni microonde, c'è di tutto e di più, cioè ripara tutto insomma. Non vado a portare un video che ha fatto lui dove va a cambiare le cinghie, però comunque l'ho voluto fare, l'ho portato sul secondo canale. Adesso, siccome questo video che sto per fare dura un attimo, ho tempo di saldare il jack da 3,5 pollici su un paio di cuffie che mi ha dato un amico che si chiama Maurizio. Cosa ha fatto Maurizio? Praticamente ha dato questo paio di cuffie qui, che sono di suo figlio, quindi se suo figlio mi sta guardando lascia un like. Ha 1, 2, 3, 4, 5 cavetti, perché 5, anche 6 e 7, ce ne sono due qua, più e meno, che alimentano i led delle cuffie, ma questo qua non importa. Ci sono le cuffie, sinistra e destra, e il microfono. Quindi qua abbiamo la massa, sinistra, destra, comunque, lui diceva, non lui, Maurizio, a chi l'ha date, che si chiama Federico. Io questo video lo dedico a Federico. Federico, se mi sta ascoltando e sta guardando questo video, sono colori diversi, magari questa qui è la massa, questo è destro, questo è sinistro, magari questo qui è il microfono, però dici no, io posso saldare su questo jack che lui ha comprato con il cuscinetto qui, posso fare una saldatura a occhio? No che non la puoi fare una saldatura a occhio, però c'è un trucchetto per capire su questo modello di cuffie. Qual è questo mettiti a fuoco telecamera, mettiti a fuoco. Vabbè, fa niente, abbiamo capito. Quindi adesso andremo a vedere più da vicino anche questo qui, perché qua abbiamo la soluzione. Piccoli trucchetti, piccoli accorgimenti che ognuno di noi deve sapere. Quindi adesso faremo una ripresa più da vicino e andremo a capire quali sono i cavi. Quindi, senza prenderci chiacchiere, insomma, andiamo avanti. Facciamo una ripresa ravvicinata e sì, ci sono i video su internet su queste riparazioni, però ripeto ancora, i miei sono dei videoblog e quindi devo far vedere qualcosa, anche come la faccio, anche chi sono, anche come mi comporto, anche quello. Abbiamo capito. Questi cavi sono collegati di verde, blu, rosso e oro per identificare dove vanno collegati, ma in realtà è anche una protezione per non far sì che i cavi vadano in corto tra di loro, e infatti il tester non segna continuità, ma se li bruciamo un attimo la continuità c'è e i puntali comunque non si toccano. Quindi così abbiamo scoperto la parte che deve andare a fare contatto su questo jack qui. E quindi facciamo lo stesso lavoro con tutti. Una volta che abbiamo scoperto i contatti, andiamo su questo scatolotto qui, che c'è il controllo del volume e il power on off del microfono. Quindi mi sa che si apre forse da questo lato. No, forse si apre di qua. Si apre così. Ecco qua, abbiamo questo schema. Abbiamo microfono più, GND, microfono meno, RL, meno 5 volte più 5 volte, ma questi due non ci interessano perché vanno sulla porta USB, che sarebbe questa qua. Quindi abbiamo rosso, mic più, GND, oro verde, blu, R, abbiamo verde, quello tutto dorato, oro, che è M meno. Quindi questi colori qua non li abbiamo individuati. Quindi hai visto, Federico, come si individuano i colori? Quindi questo lo andremo a richiudere e andremo a saldare i colori, come dice qua, su questo connettore. Ma come sul connettore? Adesso lo andiamo a vedere. Questo connettore qui è fatto da sinistra, destra, microfono e massa. Quindi adesso, per facilitare il lavoro, abbiamo messo tre punti di saldatura, anzi 4, 1, 2, 3, 4. Poi andiamo a decifrare il verde, che va qui, verde, che sarebbe L, blu, che sarebbe R. Poi qui andiamo a saldare il microfono, mic, che sarebbe quello rosso, vabbè, verde, blu, rosso. E poi qui andiamo a saldare quello che è oro e quello che è oro più verde. Vabbè, abbiamo capito, insomma. Quindi sarebbe
Questo qui è quello puntino centrale, che sarebbe questo qui, andrà il verde, blu, rosso e GND. Quindi saldiamo e andiamo avanti. Siccome abbiamo detto che il verde, oro e oro vanno insieme, quindi adesso cosa faccio io? Li giro tra di loro e gli ho saldato la punta. E la plastica in eccesso che è uscita la taglio. Poi abbiamo rosso, blu e verde. E andiamo a fare i collegamenti. Ci ho fatto già le punte con una colata di saldatura anche qui e è perfetto, possiamo iniziare. Però mi sa che ci metto qui dei bei termorestringenti, che ho con questa scatoletta, prenderò i più piccoli perché ho paura che dopo vadano in contatto, quindi mi prenderò qui le misure per mettere i termorestringenti. Quindi una volta fatte le misure dei termorestringenti che servono per protezione, vado a fare i vari collegamenti. Qual è il miglior modo per testare queste cuffie? Questo qua è il miglior modo. Allora, il microfono funziona perché se io faccio rumore su questo microfono qui, guardate, voi sentite il rumore qui, ma se batto qui invece si vede qui il V-meter del microfono ausiliario, che sarebbe questo qua, vedi? Che lo mando al rosso perché lo vado a toccare. Se invece vado a toccare questo qui dove voi mi sentite, quello non lo mando al rosso perché ovviamente... E non sono, si vede da qui, come si vede anche questo qua. Vedi? Quindi il microfono funziona. Ecco, come posso farvi vedere un test? L'altro test invece è dell'audio, perché prendo il microfono da qui, qui vado in play, un video su YouTube di Bonitech, vado in play, prendo la cuffia. Aspetta, devo sollevare il volume perché non si sente. Metto qui. Abbasso tutto, rialzo. Quindi il volume pure funziona e passo dall'altro orecchio. Guardate, eccolo qua l'altro orecchio, sollevo. E comunque iscrivetevi a questo canale perché deve arrivare a 1000 iscritti. E adesso è arrivato il momento di sentire questo microfono qui. E adesso è arrivato il momento di sentire questo microfono qui. E adesso è arrivato il momento di sentire questo microfono qui. Che si sente bene, discretamente bene si sente. Non me l'aspettavo. Comunque il lavoro è uscito bene, le cuffie si sentono, il jack audio funziona perfettamente. Quindi, oh, mi ho fatto questa prova qui con Audacity per vedere se il microfono è effettivamente perfettamente funzionante. Vi ho fatto fare questa schermata qui con OBS, giusto così, per ridere un po'. Non per altro, eh. Quindi queste cuffie gaming sono state riparate, si può anche staccare da qua, non succede niente perché, minchia, tra termorestringente, nastro, questo e quello, sicuramente sono più resistenti di prima. Certo, è brutto vedere sto nastro, però chi se ne frega quando si va a giocare, si mette dietro, neanche si vede, toh, perfetto. Però ricordatevi che le cuffie vanno staccate così, così, vanno staccate così. Ho collegato le cuffie al joystick della PS4 e il microfono purtroppo non funziona. Ho capito di aver commesso un errore, ovvero ho fatto il collegamento di tipo OMTP, compatibile per Android, iPhone, PC. Invece, invertendo GND con MIC, le cuffie sono diventate di tipo CTA, compatibile per il joystick PS4, infatti il microfono funziona. Altrimenti bisognava comprare un adattatore da CTA o OMTP bidirezionale. Comunque, alla fine, queste cuffie di tipo CTA funzionano sia su PC che hanno il connettore jack a 4 poli, sia su PC con doppio jack con eventuale adattatore, ovvero verde per uscita audio e rosa per il microfono. Comunque, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate anche un dislike se ovviamente non vi è piaciuto, commentate perché mi fa piacere anche se commentate. Ciao Maurizio, ciao a tutti e alla prossima!